Grazie Presidente. Nell'immaginario collettivo, oserei dire planetario, la class action ha per tutti le vesti di Julia Roberts nel noto film Erin Brockovich, La forza della verità. A tutti conoscono la trama del film, la combattiva segretaria dell'avvocato che prende a cuore i diritti degli abitanti di una piccola cittadina e ne convince 233 a sfidare il colosso per difendere appunto i propri diritti. Si arriva a una causa fin tanto che l'azienda addirittura, per paura del danno di immagine, perché questo è un problema reale, decide di trattare, cedere, e qui finisce il film. Pochi sanno che alcuni anni dopo fu condotto uno studio indipendente, serio, che stabilì ad esempio che in quel determinato territorio le patologie sollevate e denunciate dalla causa non erano più elevate per numero, anzi leggermente inferiori, a quelle della zona circostante. E allora nessuno pretende di affrontare un tema così delicato come si farebbe in un film, perché la differenza che passa fra il film e la realtà è anche quella che passa fra un principio giusto e un provvedimento che deve avere due caratteristiche: non solo quella della forza di affrontare una questione che evidentemente tutti riteniamo importante, ma l'equilibrio di farlo tenendo in considerazione tutti i punti di vista, tutti gli interessi in gioco, e è quello che con questo atto questa maggioranza si è presa l'impegno di fare. Ebbene, poco fa la senatrice De Petris diceva che il passaggio della normativa dal codice del consumo al codice civile non è solo formale, è sostanziale. Certo che è sostanziale. È un passaggio sostanziale che avviene dopo anni di confronto, di approfondimento, anche di scontro di punti di vista differenti. E dispiace da parte di alcuni colleghi, in particolare quelli di Forza Italia, un atteggiamento un po' schizofrenico, perché da una parte si rivendica il merito, lo faceva ieri il senatore Malan, di aver introdotto nel codice del consumo uno strumento importante, ma dall'altro si disconosce il rischio e la necessità di doverlo migliorare, i rischi del provvedimento stesso. Mi sembra un po', permettetemi l'esempio che non vuole offendere il Senato, un po' come quell'avvocato interpretato da Gigi Proietti, no? Che vuole per forza uscirne bene e quindi dice: qui li freghiamo, qui ti se fregano. E allora perché dico questo? Perché se si ha la pretesa di governare un paese si deve avere la responsabilità di affrontare tutti i punti in discussione. E noi lo facciamo non solo sul piano oggettivo, è stato detto in numerosi interventi, non solo sul piano soggettivo, e lo riconoscono anche le associazioni di categoria. Di tutto quello che potrei leggere mi limito a un passaggio delle audizioni alle quali si faceva riferimento, cito quella di Confcommercio. Sin dai tempi dell'introduzione di tale istituto nell'ordinamento giuridico italiano, Confcommercio non ha condiviso la scelta del legislatore di limitare tale istituto alle sole controversie consumistiche, quindi B2C, poiché tale scelta risulta ingiustificatamente discriminatoria verso le imprese, in particolare quelle di minore dimensione, alle quali è attualmente preclusa la possibilità di esercitare un'azione di classe. Tale scelta, tra l'altro, viene oggi ribadita anche dal legislatore europeo, continua Confcommercio. E allora Confcommercio riconosce a questo
disegno di legge la possibilità di avvalersi di un simile strumento di tutela anche alle imprese che abbiano subito un pregiudizio a seguito di condotte lesive poste in essere da grandi imprese private o pubbliche, quali in particolare banche, assicurazioni, monopolisti, operatori di telecomunicazioni, gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. E allora questo è un dato concreto di come questo disegno di legge migliora la situazione sul piano, dicevo, oggettivo, soggettivo, ma anche facendo un'altra cosa fondamentale, dando regole, procedure e tempi certi nell'interesse di tutti, perché non può un'azienda stare all'infinito con la spada di Damocle di più azioni che potrebbero susseguirsi, di un tempo indefinito. E allora, tanto per citare due esempi, l'unicità dell'azione di classe è una tutela per le imprese. L'adesione successiva, ma in un tempo limitato, significa sapere per un'azienda che può incorrere, certo, in problemi e situazioni, significa poter avere una chiusura definitiva di un problema che è stato sollevato. E allora, in un quadro come quello che brevemente ho cercato di descrivere, e mi avvio alla conclusione, e rassicurando anche la collega Modena, noi non abbiamo la presunzione di rilasciare patenti di onestà a nessuno, né alle imprese né ai cittadini, ma non abbiamo nemmeno la pretesa di essere gli unici ad avere la patente dei difensori delle imprese o degli utenti, dei cittadini. Abbiamo la consapevolezza di dover prendere in considerazione il punto di vista di tutti, le esigenze di tutti, e siamo convinti, forse questa non sarà una legge perfetta, ma sicuramente è una legge migliore della precedente, e noi c'eravamo quando è passata nel codice del consumo, ci siamo oggi nel migliorarla, ci saremo domani se una volta applicata si dovrà ulteriormente andare incontro e fare quelle limature che tutti richiamavano. Questo fa una forza di governo responsabile e che porta avanti una politica di buon senso. Grazie.